Di nuovo in campo, di nuovo collegati con Campione d'Italia per la seconda partita di questa mattinata sul campo B. Siamo nel girone A, girone 1, e il match che stiamo per guardare è quello tra Barcellona e Sion. Beh, due squadre che debuttano, sono entrambe la loro prima partecipazione in questo Lugano Champions Trophy, e sicuramente il Barcellona è una delle squadre più attese, la squadra più attesa del torneo. Incontreranno il Sion, squadra svizzera, che dunque gioca di fatto in casa, che giocherà con una maglia rossa, e il Barcellona invece con la sua classica tenuta blaugrana, marchio di fabbrica. Attenzione già a un numero, il numero 9 del Barcellona, Shane Patrick Kluivert. Sì, è il figlio, uno dei figli di Patrick Kluivert. Sappiamo che il suo figlio più grande, Justin, è uno degli uomini mercato del calcio europeo, rivelazione quest'anno con l'Ajax e nel mirino anche di alcune squadre italiane, per esempio la Roma. Ma c'è un altro piccolo Kluivert con il numero 9 che vedremo in campo fra qualche istante. Sion, che invece con la maglia bianco-rossa, come vedete, certamente non parte favorito in questo match, ma vediamo, perché insomma gli equilibri, le previsioni e i pronostici sono del tutto irrilevanti con squadre di Under 11. Ricordiamo il punteggio della prima partita che abbiamo commentato: 1-1 tra Genk e Basilea, pareggio giusto tra due squadre che hanno messo in mostra buoni meccanismi di squadra e che probabilmente rivedremo avanti in questo torneo. Si comincia qui con Sion Barcellona pronto a iniziare. Inizia la partita con il numero 8 pronto a calciare, Jaouta Luye. Chiedo scusa, e Barcellona che recupera il pallone con il numero 2, pallone giocato da Escaler, all'indirizzo il numero 11 e Skoda. Vediamo se il Barcellona degli Under 11 ripresenta i dettami tattici di tutte le squadre blaugrana. Qui un errore in fase di pareggio del numero 12, Landry Sefas Farremiro, rimessa centrale per il Sion, Gerzner. Grande agonismo, numero 4, Saez, subito 1-2 bellissimo che manda in porta Saez davanti al portiere, Saez, ed è già in vantaggio il Barcellona al primo minuto, il numero 4 David Saez Robledillo, 1-0 Barcellona, è durata soltanto 40 secondi lo 0-0, azione bellissima della formazione blaugrana, e Saez porta in vantaggio il Barcellona, e chissà se vedremo allora tanti gol e tanto spettacolo da questa squadra. David Saez Robledillo, 20 marzo 2007, Barcellona già in vantaggio, insomma inizio più complicato non si può per il Sion, che ora deve essere anche bravo a non avere ricadute sul morale per un inizio di partita difficilissimo, come si poteva d'altra parte attendere contro il Barcellona. Così è stato. Numero 12, in bello stile, sale Farremiro, pallone in orizzontale, il contrasto vinto dal numero 3 Filier, la rimessa è però del Barcellona, effettuata male la rimessa, effettuata con le mani, effettuata con i piedi, e allora si ricomincia. Si va ancora da Farremiro, altro errore di controllo del giocatore che ha la fascia di capitano con la bandiera catalana sul braccio sinistro, lancio lungo, troppo evidentemente sul fondo, difficile, anche piuttosto privo di senso forse giocare con i lanci lunghi per i bambini under 11, ogni tanto però la tentazione viene proprio per alleggerire, per allontanare il pallone dalla propria metà campo. Non si può lanciare lungo, dice l'arbitro a questo piccolo giocatore del Sion, si tratta del numero 7 Michael Andrade Marques, bisogna rimanere nella propria metà campo. Un sacchi d'arla, alla fine in qualche modo il Sion rimane in possesso palla con il numero 8 Lue
Luyer. Ma Barcellona recupera il pallone, qui messa affidata al numero 2 Escaler. Carremiro, la larga sinistra per il numero 11 e Skoda al centro, non c'è nessuno, per ora in panchina il giocatore, come ha detto, più atteso, più che altro per motivi indipendenti dalla sua volontà, ovvero il numero 9 Shane Patrick Kluivert. Bernal, pallone recuperato dal Sion che però non riesce a tenerlo in campo con il numero 9 Bisimana, guadagnando però rimessa. Ora la giocata di Luyer, ancora Farremiro, attento, portiere molto alto del Barcellona, numero 1 Bonfigli, 2007, ah, il giocatore che ancora Saez davanti al portiere, bravissimo a uscire Fournier, Romain Fournier, parata strepitosa ancora su Saez, lanciato a rete, non è finita però perché il Barcellona è ancora in attacco, il colpo di tacco per il numero 7 Nasraki, ancora in avanti per Bernal, 2-0 Barcellona al quinto minuto, Bernal, e siamo già 2-0. Azione bellissima con la giocata del numero 7 che imbuca per Bernal, si trattava del numero 7 Nasraki che poi scarica su Bernal che è bravissimo a incrociare il sinistro in diagonale, 2-0, due gol di splendida fattura del Barcellona che sembra, in questo caso lo dimostra, lo ha già dimostrato, di essere la netta favorita di questo torneo, questo Lugano Champions Trophy. Potrebbe ereditare uno scettro da un'altra squadra spagnola che aveva vinto l'anno scorso a Cahors, si trattava di Atletico Madrid che a sua volta era succeduto al Benfica nel 2016, penisola iberica come potete notare, sempre all'avanguardia, gran palla di Saez dentro per il numero 7 che segna un gol fantastico, Nasraki e Banna, mamma mia che Barcellona e che altro gol bellissimo, Saez per Nasraki e Banna, guardate che dribbling, guardate che movenza di suola, un gol bellissimo di un ragazzo di soli 11 anni, e insomma ci divertiamo col Barcellona, avevamo intuito, lo confermano queste primissime battute di torneo, squadra spettacolare il Barça che sarà complicatissimo da affrontare per ogni squadra, vediamo se il Sion riesce a imbastire delle azioni offensive, così non è anche difficile giudicare questo Sion perché insomma sembra avere davanti una squadra stellare almeno per questi livelli, Barcellona che non ha bisogno di presentazioni per quanto riguarda il proprio settore giovanile. Altro pallone recuperato, ancora bravissimo numero 7 a servire in profondità il numero 11 e Skoda, ma il gioco era fermo per un pallone che forse era uscito, dunque rimessa laterale a favore del Sion il numero 5, intanto rivediamo la conclusione di poco fa, il numero 5 che va a recuperare il pallone uscito dal campo, si tratta di rimessa laterale affidata al numero 5 Ilan Borja. Un buono spunto adesso, attenzione, nel numero 8 Luyer, che sembra il più interessante dei giocatori svizzeri. Barcellona che però non ha ancora concesso di fatto neanche tiri in porta agli avversari. Attenzione alla traversa clamorosa, colpita ancora da Skoda. Barcellona vicinissimo al 4-0. Bonfigli, Saez, anzi Saez è più in avanti, adesso è Escaler, eccolo Saez, pallone difficile però da tenere in campo, è la rimessa affidata al riccioluto portiere svizzero Romain Fournier. Bonfigli,
Barcellona che gioca benissimo, ancora nello spazio, parole spaziale per Escoda davanti al portiere. Escoda, si salva il Sion, poi Escoda sul fondo. 8 minuti e ancora una volta Barcellona che dà spettacolo negli spazi con la visione di gioco spettacolare dei suoi bambini. Bernal, Escaler all'indietro per Farremiro, se ne va Farremiro, Saez ancora di prima, gran palla dentro, 4-0. Nasrachi, ancora Nasrachi, rivediamo tutta questa azione che merita di essere rivista. Farremiro, spettacolare, Saez di mezzo esterno, che palla ancora per Nasrachi e Bagna che non fallisce, e al nono minuto siamo già 4-0. Qui purtroppo tensione, per fortuna del Barcellona c'è da tirare fuori il pallottoliere per star dietro a un punteggio già pesante, già rotondo. 4-0, 9 minuti, non deve demoralizzarsi il Sion perché insomma la sua dimensione non può essere paragonata a quella del Barcellona. Comunque tutto da imparare, lezione che può venire utile anche già in questo torneo per la squadra svizzera, che adesso rischia ancora di subire il 5-0. Barcellona che campeggia fisso nella metà campo della Siona, ancora Nasrachi e Bagna, ed è bravo il portierino Fournier a ribattere, ma il Barcellona recupera un altro pallone e guadagna anche calcio d'angolo. Dappertutto i giocatori blaugrana, ancora Nasrachi e Bagna di sinistro, Fournier è stata la parata in tuffo. Calcio d'angolo affidato allo strepitoso Saez, autore del primo gol della partita, ma poi di una serie di passaggi, di aperture illuminanti. Nasrachi e Bagna ancora in mezzo a due, allontana il Sion, ci riesce in qualche modo, poi lui prova lui a far respirare i compagni. Guadagna rimessa laterale affidata a Bisimana, numero 9, lui è. C'è ancora Farremiro che detta legge, anche grazie alla sua fisica notevolissima, poi bravissimo è stato Bisimana, ma è stato altrettanto bravo Bonfigli a non farsi mettere troppo sotto pressione. Ancora bellissimo il movimento con cui Barcellona esce dalla propria area di rigore, sinistro dalla distanza, tentato da Bernal sul fondo. Ultimo minuto del primo tempo, 4-0, punteggio che rispecchia pienamente il divario tra le due squadre, ma oserei dire tra il Barcellona e tutte le altre squadre del torneo, anche se non ho visto le altre 4 partite, ma sarebbe da essere molto sorpresi se ci fossero squadre all'altezza di questo Barça, che viene avanti ancora con Nasrachi e Bagna, mette il pallone in mezzo, poi ancora il numero 11 Escoda e Fournier, molto sollecitato in questo primo tempo, esce bene con i tempi giusti, poi però rinvio direttamente in fallo laterale. Bernal, Saez, bravo qui lui è a uscire, poi però è difficile trovare gli spazi per impensierire questo Barcellona. Non è troppo lungo per Bisimana, sta finendo il primo tempo 4-0, pochi secondi al fischio dell'intervallo, tempo forse per un'ultima azione del Barcellona con Saez che scarica sul numero 6 Bernal, lancio lungo, ancora Saez, ancora Bernal allarga, chiude col possesso del pallone Barcellona come da marchio di fabbrica della cantera. Escaler sta per fischiare l'arbitro, lo fa adesso, 4-0, primo tempo dominato dai catalani. Si va al riposo, Saez, Bernal e poi doppietta di Nasrachi e Bagna, primo, quinto, sesto e nono. Dopo 10 minuti la partita sembra già archiviata,
c'è un doppio numero uno nel Sion. Vedremo se si daranno il cambio nel corso della partita. Squadra di nuovo in campo per il secondo tempo di questa seconda partita di giornata sul campo B, dopo l'1-1 tra Genk e Basilea. È la volta di Barcellona-Sion, il punteggio è nettamente a favore dei catalani, 4-0. Saez, Bernal, Nasraki e Bagna, doppiette. Attenzione in campo adesso con numero 9, il piccolo Shane Patrick Kluivert, figlio di Patrick, fratello di Justin, che sta dando spettacolo con l'Ajax. E insomma, magari è un predestinato anche lui. Non c'è 2 senza 3, vedremo. Con il Barça che ha ripreso a giocare, adesso recupera un pallone la formazione svizzera, pericolosamente in avanti con il numero 11, appena entrato Morte, che però controlla male. Allora ancora lo strepitoso Farremiro che fa tutto il campo, dentro per Kluivert, palla in mezzo, poi la sinistro alto da parte di Torrens. Subito un'occasione per il Barcellona con tanti giocatori entrati, c'è anche Castellanos numero 10 che non abbiamo visto nel primo tempo. Insomma, ovviamente si dà spazio a tutti i giocatori, ma ancora spettacolare questo giocatore col numero 12, l'Andriy Sefas Farremiro, che insomma ha dalla sua anche una struttura fisica molto più formata rispetto agli avversari, però davvero sontuoso nel interpretare il ruolo di difensore. Gran giocata ancora di Torrens fino in fondo, Torrens la respinta da parte del nuovo portiere entrato, si tratta di Tulli, e poi una punizione a favore del Barcellona per un fallo commesso dal numero 11 Morte ai danni di Castellanos. Già due occasioni nel giro di 90 secondi per il numero 5 Torrens, per pronunciarlo più correttamente alla catalana. Adesso proprio Farremiro cercherà la via del gol. In tre vanno in barriera, cercherà i pali Farremiro, così è, palla alta, soluzione di potenza, avete visto anche il destro molto potente, molto molto robusto del capitano del Barça, che recupera un altro pallone e pensa a sinistra, cerca con insistenza il gol personale, respinta di Tulli, così così Kluivert anticipato in calcio d'angolo, chiuso in angolo da parte di Borja. E allora corner per il Barça, che ha ripreso il suo monologo. Sion che purtroppo non è mai riuscito neanche a tirare in porta, ma è tutto difficile per il Barça effettuare questa strana situazione di palla ferma con lo schema della Barcellona. Poi c'è il fuorigioco da parte del numero 10 Castellanos, Borja per Tulli, pallone che passa, lo rincorre Morte, c'è un vantaggio Torrellas e ottiene il fallo di fondo. Torrellas, Torrens, Torrellas, una bella giocata, pallone poi buttato un po' via ma tenuto in campo ancora da Torrens ed è chiuso in fallo laterale da numero 11 Morte. Castellanos, indietro per Bonfigli, Torrellas, Farremiro ancora, ancora Torrens, rientra sulla sinistra, cerca il tiro e c'è il gol, il 5-0, minuto 17, arriva dopo tanto provarci anche il gol di questo ragazzo con il numero 5, Jofre Torrens Salvat, 11 anni, compiuti lo scorso 28 gennaio,
5-0, la manita che tante volte il Barça Big ha inflitto alle squadre avversarie. Arriva anche dai bambini under 11, evidentemente un marchio di fabbrica che trascende le categorie. 5-0, non ha intenzione di fermarsi però il Barcellona, squadra allenata da Daniel Orcas Peñas. Sono in 6 dello staff blaugrana, 2 allenatori, poi il delegato a parte burocratica insomma delle varie partite, il magazziniere, il fisioterapista e il membro della commissione sportiva del Sion, allenatore Grégory Parche, suo assistente Ludovic Gaillard, giusto per citare anche i componenti dello staff tecnico. Intanto attenzione alla conclusione proprio di Kluivert, la gran parata di Tuli con il piede, gran bella parata del portiere svizzero su Kluivert, che aveva cercato in maniera opportuna l'angolino basso alla sinistra del portiere, che è stato bravo a rimanere in piedi, a allungarsi con il sinistro e a evitare. Intanto però arriva il gol del 6-0, allora quasi tutto inutile per il povero Sion. Battuto velocemente questo calcio d'angolo e il numero 3 Torreyas a segnare il gol del 6-0 al 18esimo. Che continua a faticare qui, la pressione del Barcellona arriva a livelli davvero asfissianti, guardate quanto vanno in avanti a pressare i giocatori del Barça, la ricerca ognuno della soddisfazione personale ma anche di squadra, perché insomma sono tutte azioni corali, sono tutte azioni orchestrate benissimo senza individualismi, e questo è un messaggio eccellente che il Barcellona manda ai suoi giocatori ma anche alle squadre avversarie, perché insomma la natura del calcio come sport di squadra deve essere affermata già dalle primissime categorie. Spesso sentiamo, no, di bambini prodigio, ma tutti i grandi giocatori del presente hanno un'esperienza da bambini, insomma li si elogia per i tanti gol segnati, 60-70 gol a stagione, ma il calcio rimane sport dove i record individuali vanno in secondo piano rispetto alla ragion di squadra, anche a 11 anni. Qui c'è un intervento forse falloso che però viene lasciato correre, allora Torrens strepitoso in azione personale, va fino in fondo, giocata bellissima, mette in mezzo Kluivert e arriva anche il gol del piccolo Shane Patrick Kluivert, 7-0, metà almeno il gol va scritto però al numero 5 Jofre Torrens, grandissimo secondo tempo, segna anche Kluivert al 20esimo. Allora 7-0, Barcellona spettacolare, travolgente, colpito meno bene rispetto all'occasione precedente Kluivert, ma questa volta la palla è stata recapitata in fondo al sacco. Stanno preparando anche le squadre che scenderanno in campo per la terza partita, di tutto Barcellona che continua a dilagare. Kluivert 8-0, ancora Kluivert che fa esattamente quello che è scritto nel suo DNA, ovvero la prima punta è lì che attende e quando arriva il pallone buono colpisce. Vedete come copre bene, anche si porta vantaggio anche di fisico rispetto al numero 5 Borja. E insomma, Barcellona, squadra sicuramente che vorremmo tutti commentare, meno vorranno affrontarla squadre come il Legia Varsavia e il Barcellona, che lo affronteranno sul campo A. Dunque, in questo caso lascerò la parola alla mia collega Gaia Brunelli. Qui però ce n'è abbastanza per rifarci gli occhi. 8-0, non si ferma però il Barça, va a calciare Kluivert, 9-0. Ancora Shane Patrick Kluivert, ne fa 9 il Barça, 33% della produzione offensiva, e questo ragazzino
che ha preso a segnare la meglio di un gol al minuto. Tripletta per Kluivert, 9-0 Barcellona. E insomma sembra esserci un abisso per il momento, vedremo se anche le altre squadre saranno travolte oppure riusciranno a porre una resistenza migliore. Lo scopriremo nel corso della giornata. A seguire la partita tra Sion e Lugano, derby svizzero che si gioca in contemporanea con l'altro derby svizzero tra Basilea e Grasshopper sul campo A. 9-0, diciamo, Sion che scenderà in campo subito per rifarsi dopo questa batosta. Vedremo se Lugano è squadra che evidentemente immagino un po' più alla portata del Sion rispetto al strepitoso Barça, che adesso vediamo se ha il tempo per arrivare anche in doppia cifra. Di sicuro ci proveranno i giocatori blaugrana, hanno ancora un centinaio di secondi per arrivarci, per riuscirci. Sion che cerca di uscire, però l'è buttato in avanti. È recuperato il numero 13 del Barça, che ha cambiato portiere, peraltro. Si tratta del piccolo Jordi Saucedo Avaroma. Jordi che, come ogni buon catalano che si rispetti, porta il nome del patrono di Barcellona. Oscar Torreyas, poi ancora Saez che manda avanti i compagni. Kluivert appoggia sul numero 10 Castellanos. Sion che allontana per qualche istante. Ancora Torreyas, Saez, Castellanos, ancora Torrens, sempre tanto spazio a sinistra, mette al centro il tiro, troppo facile per il portiere di Castellanos. Si salva il Sion, ma Barcellona ha recuperato già il pallone. Difficile, un po' frustrante forse anche per un bambino incassare una sconfitta così grave. È anche difficile poi parlarci con la squadra dei bambini per motivarla, per tirare sul morale, ma è esattamente quello che dovrà fare lo staff tecnico della Sion, perché fra qualche minuto si torna in campo contro il Lugano. Shane Patrick Kluivert prende anche una spallata da Borja, avete visto. Torreyas chiude il Barça in avanti, numero 6, giocata strepitosa del numero 6 del Barcellona, si trattava di Bernal. Poi però il campo finisce, ma prende comunque un angolo, vediamo se si batte prima di chiudere la partita. Sembrerebbe di sì. Barcellona che avrà dunque l'ultima occasione della sua partita per andare a riposare. Battuta al centro e si mangia il pallone Torreyas, e manca così l'opportunità di portare il Barça in doppia cifra. Non c'è ancora tempo, no, finita adesso la partita, finisce 9-0 per il Barcellona, decisamente la favorita numero 1, ma forse anche numero 2, numero 3 del torneo. Saez, Bernal, Nasrak e Bagna, doppietta nel secondo tempo, Torrens, Torreyas, e poi 20esimo, 21esimo, 22esimo, Shane Patrick Kluivert, 9-0 Barcellona.